il centro-sinistra deve togliersi di dosso l'ossessione di Berlusconi e del berlusconismo, ma per farlo deve sconfiggerlo alle elezioni. Noi abbiamo sprecato un calcio di rigore nel 2013, perché l'occasione del 2013 era straordinaria. Ora il compito che il centro-sinistra ha è quello, a mio giudizio, di pensionare l'esperienza politica di Silvio Berlusconi senza rincorrerlo. Anche per questo credo che sarebbe un errore pensare che lui debba essere visto soltanto come un ostacolo e quindi immaginare tutte le soluzioni giudiziarie e tutto il resto, ma anche immaginare di farlo padre costituente come pensa qualcuno, padre costituente, e di fargli fare il capo della Costituzione. Inaudito. Padre costituente, il dibattito che c'è adesso, lei ha detto no, l'ha ribadito, l'aveva già detto ieri. Non sarebbe una soluzione per in qualche modo smetterla con la politica dell'odio? È il mio ruolo provocarla? Con la politica dell'odio? Io sono favorevolissimo a smetterla con la politica dell'odio. Non capisco perché dobbiamo dargli il compito di riscrivere la Costituzione nei prossimi 50 anni. E io gli posso voler bene senza fargli fare il capo. Ma quando Berlusconi dice che c'è una persecuzione da parte di un pezzo della magistratura politicizzata contro di lui, dice una cosa che ha del vero oppure è una balla? Non credo alla persecuzione politicizzata, credo tuttavia che ci siano state delle particolari attenzioni legate a dinamiche della magistratura, non a dinamiche politicizzate. Non è vero, persecuzione politicizzata? No. Se questa è l'espressione. Senta, no, se ce n'è un'altra, lei la usi più morbida se vuole. No, ho parlato di un eccesso di zelo. Eccesso di zelo. Va bene, senta, ma lei, dica la verità, non sperava di essere presidente incaricato? No? Ci ha sperato? Io speravo di esserlo, ma speravo di passare attraverso le primarie. Nel momento in cui ho perso le primarie ho smesso di sperare di poter essere io il candidato. Vorrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio, ci vorrà qualche anno, ma è possibile, cosa le sembra? Assolutamente sì. E se adesso dovesse candidarsi come segretario del PD? Ha detto 10 minuti fa, piuttosto che 2 giorni fa, piuttosto che 20 giorni fa, che non intende candidarsi a fare segretario. E cosa dovrebbe fare adesso? Faccia il sindaco.